E per segnare i principali eventi dell'anno liturgico, la casa di Maria dello Sterpeto rievoca attraverso un ricchissimo, emozionante, suggestivo presepe vivente la nascita del bambin Gesù. Forte risuona in quel mistico paesaggio la liturgia della notte di Natale. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato il Salvatore. E lo stesso luogo che ha fatto da cornice al vagito di quel piccolo bimbo ha coronato di spine il Salvatore del mondo. Ha visto crocifisso colui che ha portato le nostre colpe senza aprir bocca, dando a noi la gioia attraverso le sue piaghe di guarire e rinascere. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio di Dio. Beato colui che è perseguitato per una causa giusta, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite, gioite ed esultate, perché la vostra ricompensa sarà grande nei cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. E quando pregate, non cercate parole inutili, perché il Padre vostro sa di cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Pregate dunque così. Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo
come in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione. Ma liberaci dal male. Aprendo l'animo alla lode, Maria dello Sterpeto invita i suoi devoti ad una grande festa, un appuntamento colmo di fede e folklore. Sotto il tuo manto, nella tua protezione, Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio, Santa Madre del Redentore. Santa Maria, prega per noi, Madre di Dio e Madre nostra. Secolare la tradizione del popolo barlettano che processionalmente accompagna la sacra icona di Maria alla cattedrale Santa Maria Maggiore, venerandola lì per tutto il mese mariano e nel triduo di festa patronale la seconda domenica di luglio. Gremita di fedeli, la Chiesa a testimonianza che nessuna situazione annulla le ragioni della fede, tutti uniti in un turbinio di preghiere e canti, di celebrazioni della misericordia di Dio nel sacramento del perdono. O Regina del cielo e della terra, Madre di Dio e Madre nostra, Maria, volgi i tuoi occhi misericordiosi su noi miseri figli tuoi. O nostra speciale protettrice, che nel passato hai manifestato la potenza della tua materna protezione, soccorrendo nei loro bisogni quanti vicini e lontani sono ricorsi a te con fiducia. Esaudisci le nostre preghiere e vieni il nostro aiuto. Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato. Conserva nelle nostre famiglie la fede, la tranquillità, la pace, l'amore. Benedici il nostro mare, le nostre campagne, i nostri lavori e non ci abbandonare nell'ora della morte. Maria Santissima dello Sterpeto, prega Gesù per noi.